Ciao ragazzacci, siamo qui nella splendida cornice del Mugello, Mugellistan soprannominato, per l'edizione 2022 di Stero a Palla. Tutto è pronto, sta per salire la notte, o scendere la notte, o alzarsi le tenebre, insomma qualcosa del genere. E le tende sono montate, la musica c'è, la birra è già cominciata a scorrere e ci apprestiamo a questa vigilia, che domani ci sarà il giro vero e proprio, suddiviso in tre tracciati: Scialla, Bello e Inferno. Penso di fare l'Inferno, forse ce la faccio. E questo è il campo. Chi sei? In mura. Perché stai a palla? Perché devo batti i gensini. Andiamo a allenare. Colpa dei Balzani e dei Mannelli. Ehi, ciao. Sono Michele. Perché sono qui? Perché sei stai a palla? Perché io ero a casa tranquillo, tu mi hai fatto comprare la gravel. Sì. E ti sono ritrovato qui, iscritto da lui. È colpa di... Ciao Simone, anzi Halos. Perché stare a palla? Boh, sono a sega, non lo so. Mi ci sono ritrovato e ormai si finisce. Chi sei? Sono i Bazza. Che cazzo fai? Poco, direi poco in questo gruppo. Perché però, fai stare a palla? Perché mi hanno detto si sgrana bene e si sta bene tra amici. Sono Matthew Licht, sono arrivato qui da New York per fare stare a palla perché ero stufo di grattacieli. E sul campo scende la notte, e c'è chi si rifugia sul cibo, chi si rifugia sul bere, e chi raggiunge la tenda anzitempo per cercare di riposare prima dello sforzo del giorno dopo. Intanto, qualche ospite racconta la sua storia davanti a un bel falò dove tutto il gruppo si è radunato. Buongiorno. Ciao. La notte passata in tenda non è stata delle migliori. Un gelo incredibile ha attanagliato il sacco a pelo dove mi ero rifugiato. Ma alla mattina un bel sole splendente ha riscaldato subito tutta la zona e tutto il campo. Partecipanti pronti e via. Una bella colazione da campioni e tutti in sella, pronti per la partenza. Il giro di Stero Inferno ci aspettava. Out of your way, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. Buongiorno ragazzacci, giorno sabato, giorno clou per i giri di Stero a Palla. Siamo partiti da una mezz'ora e siamo già sulla prima salita, quella anche più lunga e tosta. Vedremo. Per ora si va. Giornata ideale per pedalare.
Arancino abbiamo fatto, quanto abbiamo fatto bambini? Poco! Abbiamo fatto poco, 25 km, siamo a un quarto del percorso. Il lago del Bilancino rappresentava circa un quarto sul percorso totale. Fino a qui scenari mossi a fiato e chilometro dopo chilometro la traccia prometteva già grandi cose. Panorami eccezionali, contesto alla cartolina, cos'altro di più? Vecchie amicizie che si consolidano, nuove amicizie che si stringono e via via, chilometro su chilometro. In bicicletta si ride, si scherza, si fatica, si suda tutti insieme, ma l'importante è tenere sempre lo spirito alto. E dopo aver costeggiato un po' del lago del Bilancino, la nostra traccia ci portava sulla lunga salita verso il castello del Trebbio, dove a quadrivia incontreremo altri partecipanti. Dopo il castello del Trebbio, una lunga discesa ci porterà ai piedi di un'altra ripida salita, che ci porterà verso la fortezza Medicea di San Martino. Che si dice, Nico? La morte, la morte. Ho sempre fame. Allora si va? Di là. Fortezza San Martino. Dalle mura sembra un po' trascurata. Allora, rifornimento l'abbiamo fatto, birrine e panino. Ora si va per il secondo ristoro. Dopo un primo ristoro intermedio che ci siamo autoinventati, ci siamo diretti verso il secondo ristoro, quello offerto da ragazzi di Bike Store Mugello. Nel lungo percorso abbiamo incontrato altri partecipanti e così abbiamo condiviso un po' di chilometri tutti insieme, tutti nella splendida cornice del Mugellistan. Siamo in direzione Luco, abbiamo fatto due soste ristori e ora il gioco si fa duro perché è molto più caldo, siamo molto più stanchi, siamo un po' accasciati sul nostro passo, siamo un po' rallentato, però contesti eccezionali, la traccia fa vento, non so se si sente, e la strada è costantemente in lieve salita, poi col vento contro, bingo, ho fatto la salita seria. Siamo al 68esimo chilometro e 1330 metri di dislivello fatti. Siamo a buon punto, ecco. Non vogliamo, non vogliamo. Sterro a palla, 2022, tracciato inferno. I chilometri scorrevano e le ore anche. Il caldo cominciava davvero a farsi sentire, misto anche un po' di stanchezza. Ma noi eravamo sempre più vicini alla meta, passando nei paraggi dell'Atodomo del Mugello, Scarperia col suo bel centro storico. E via direzione verso il nostro punto di partenza. Thank you.
dopo il borgo di Sant'Agata, la traccia ci ha portato lungo un crinale che ci ha permesso di ammirare tutto il panorama circostante. Qui ci siamo lanciati anche in qualche scatto, in qualche fuga, e ci siamo messi alla prova raccattando le ultime energie, fino ad arrivare al boschetto finale che ci avrebbe condotti al campo base. Il fondo di questo boschetto era molto insidioso perché in terra c'era la colla. Ragazzacci, alla fine siamo arrivati, abbiamo chiuso il giro stereo inferno, è andato bene anche, dai. Ora siamo alle birre, già secondo giro, però ce la siamo portati a casa. Alla prossima.